Allora, adesso andiamo a analizzare invece il terzo modello che inizia a svilupparsi negli anni 80 e poi diventerà quello vincente, diciamo, rispetto a quello del toyotismo e dei distretti industriali negli anni 90, che si fonde essenzialmente su due elementi principali. Il primo è crescere e emergere di settori produttivi a maggiore intensità cognitiva, dove la conoscenza e le varie tipologie di conoscenza, che adesso brevemente analizzeremo, iniziano a diventare centrali per determinare i meccanismi di creazione di ricchezza e di valorizzazione. Secondo elemento, che non è meno importante, che di solito non viene poco considerato, ma è essenziale per lo sviluppo di questo modello, è l'innovazione nel campo dei trasporti. E quindi divenire centrale nell'organizzazione di una produzione a flussi di quella che viene chiamata la logistica. Partiamo da quest'ultimo, che è il più semplice. Negli anni Ottanta iniziano ad esserci un cambiamento radicale nelle modalità e nella velocizzazione del trasporto delle merci fisiche, con un effetto di forte riduzione dei costi. L'innovazione che inizia a svilupparsi negli anni Ottanta è quella che possiamo semplificarla nel termine container, cioè la possibilità di sfruttare economie di scala per fare un trasporto unico che trasporta merci fra loro completamente diverse, che vengono sigillate all'inizio del viaggio e disigillate alla fine, considerando un percorso di trasporto unico, omogeneo, no? Che abbatte i costi di burocratizzazione, tutte le tariffe doganali, eccetera, che comunque hanno sempre avuto un peso non indifferente, nonché i tempi, soprattutto se questi tempi vengono ridotti perché si inizia a usare dei mezzi di trasporto molto più potenti, sia nel campo aereo che nel campo marittimo, più che su gomma. Il camion c'è sempre stato, no? Oggi i camion viaggiano quasi tutti su container, un tempo non era così, cioè il camion di tela che venivano le scatole, avevano messo su. In particolar modo l'invenzione dei cargo aerei ovviamente consente il trasporto di grandi quantitativi di merci con un tempo assolutamente ridotto. E gli studi sul trasporto, ricordo soprattutto gli studi fatti da Sergio Bologna, no? Ci dimostrano che il costo medio per unità di prodotto che attraversava un oceano era come avere il costo pari di una lettera spedita da Milano ad Addis Abeba. Questo è l'esempio che è stato fatto per indicare che era il costo di un francobollo. È un costo relativo, perché poi se nomi quantitativi il costo c'è, ma ovviamente quello che interessa all'organizzazione di imprese è il costo medio, il costo per unità di prodotto, non il costo complessivo. Quindi un costo relativo, non un costo assoluto, ovviamente. No? E questo consente di sviluppare una serie di reti di trasporto che viene accompagnata anche da una struttura produttiva, appunto, di tipo modulare, ma non molecolare. Questa è la differenza con gli stretti. Modulare nel senso che inizia a svilupparsi due modelli all'estremo, faccio, poi ci sono tutte le forme di interazione che stanno in mezzo, per cui questo è un modello che si chiama filiera produttiva internazionalizzata, che prende diverse forme a seconda dei contesti, a seconda delle tipologie di prodotto, eccetera eccetera. Ma i due estremi sono: abbiamo una testa che è il luogo dove si svolge la funzione di progettazione e di controllo, adesso poi diremo controllo di che cosa, e che demanda l'attività di produzione e di trasformazione materiale dagli input in output, nelle varie fasi in cui il ciclo di produzione è composto, no? Ha una serie di nodi produttivi che possiamo immaginare essere un po' un anello intorno, rispetto al quale ci sono una serie di rapporti di scambio, di flussi di vario tipo, e all'interno, fra il nucleo centrale e i nodi satellitari, chiamiamoli così, di solito, se la rappresentiamo in questo modo, implica una relazione di cooperazione, dove ciascun nodo svolge una funzione di produzione specializzata.
che ha una capacità di contrattazione con il nodo centrale a seconda del contenuto tecnologico, il grado di specializzazione, la rilevanza che ha quella particolare produzione all'interno del ciclo di produzione più complessivo. Qui abbiamo tanti modelli. La testa, qui avviene di fatto la produzione, anche su diversi livelli, non tutti omogenei come disegnato qui per semplicità, ma dove la testa controlla la gestione finanziaria della produzione attraverso tutta una serie di strumenti di innovazione finanziaria che sono il factoring, il leasing, il franchising, a seconda che vengono applicati, e soprattutto diventa sempre più importante, visto che si tratta di produzioni non di tipo tradizionale, ma hanno a che fare con l'emergere di nuovi settori a maggiore contenuto tecnologico, che sono i settori farmaceutici, i settori legati alla conoscenza, quindi informatica, comunicazione, gestione anche di servizi avanzati alle imprese che vengono esternalizzati e delocalizzati, no? Quello che si chiama volgarmente noto come il processo di terziarizzazione, che a mio avviso, apro una parentesi, non dà adito a un modello di organizzazione post-industriale, perché la terziarizzazione inizialmente negli anni 90, diversa dalla situazione di oggi, ha a che fare sempre con la gestione di una merce. Sono le funzioni, quelle dei servizi, che sono ancora avanzati relativamente, sono i servizi di trasporto, immagazzinamento, distribuzione, organizzata sempre su modelli che ricordano molto quelli del terrorismo. Oggi la distribuzione è terrorizzata, i grandi centri commerciali, i mall americani piuttosto che altre cose, sono le nuove grandi imprese, in un certo senso, che però si servono anche di una serie di servizi legati alla gestione di una logistica della merce, ma anche una gestione di comunicazione e di telecomunicazione, che usufruisce dei servizi più avanzati della comunicazione su quelli legati allo sviluppo della rete. Quindi con un fondamento tecnologico di tipo informatico e digitale. C'è una digitalizzazione dell'organizzazione della produzione. Su questi diventa sempre più centrale l'esercizio di un diritto di proprietà che si stacca sempre più dal controllo e dell'esercizio diretto della proprietà dei mezzi di produzione fisici, cioè delle macchine, che invece vengono esternalizzate e date ai nodi periferici. Ma l'esercizio di proprietà che qui si sviluppa è la proprietà intellettuale. Prevede la proprietà del controllo dei flussi di generazione e soprattutto dei flussi di diffusione, perché i brevetti regolano la diffusione della conoscenza. Iniziano a diventare fondamentali nella gestione di un sistema produttivo di questo tipo le economie di rete, il networking, detto in inglese, che ovviamente prende un impulso enorme con lo sviluppo del World Wide Web. Quindi lo spazio più virtuale e meno. C'è anche lo spazio fisico, quello che richiede il networking del trasporto delle merci, ma c'è sempre più un networking che ha a che fare con le forme di comunicazione, di brandizzazione, di marchi, di flussi finanziari, brevetti, laboratori di ricerca e sviluppo, eccetera, eccetera. E la seconda elemento autocentrato, oltre alla proprietà intellettuale, è il controllo della finanza. Qui c'è una trasformazione della forma impresa, nascono negli anni 80, negli anni 90, non più le multinazionali classiche, ma le holding. Le holding sono per cui l'attività di creazione di valore tende a spostarsi dalla produzione fisica delle merci a una produzione di valore via mediazione e intermediazione finanziaria. È quello che Carlo Vercellone e altri autori chiamano il divenire rendita del profitto, in un certo senso. Dove l'interesse e l'obiettivo di questa nuova configurazione di impresa non è fare profitti, o almeno non è più solo fare profitti, anzi questo è un obiettivo secondario. L'obiettivo primario diventa crescere il valore del capitale sociale dell'impresa, che viene sempre più quotato in borsa. Il guadagno dell'impresa sono i capital gains, le plusvalenze, che il processo di quotazione in borsa consente di realizzare. Questo modifica il ruolo dei mercati finanziari e modifica anche le forme di finanziamento degli investimenti anche in tecnologia, in merci, in lavoro. Qui la centralità dei flussi finanziari. Noi abbiamo, e questo è evidentissimo, nel decennio degli anni 90, dal 91 in poi, noi abbiamo, il 91 viene preso come
anno di passaggio perché è l'anno in cui si è la prima guerra del Golfo, dal gennaio all'aprile del 91, no? Nel frattempo sono successe nel mondo alcune cose rilevanti, il crollo del muro di Berlino, soltanto per dire nell'89, che gli effetti sono nel 90-91, quindi un ampliamento dei mercati capitalistici oltre cortile. È le imprese che si quotano in borsa, che sono legate essenzialmente alla frontiera informatica comunicativa e telecomunicativa. Quindi il ruolo delle telecomunicazioni, tutte e la produzione si inizia diventano centrale la produzione di servizi di pubblica utilità che vengono liberalizzati, ovvero trasformati in SPA dal pubblico, e poi una volta trasformati in SPA anche con la golden share o la proprietà maggioritaria di azioni in mano pubblico, vengono poi privatizzati. Campo delle telecomunicazioni, del trasporto aereo, trasporto ferroviario, della posta, ma anche la gestione delle materie prime, energia, gas, l'acqua, eccetera, eccetera, no? Sono tutti settori che sono a elevato valore aggiunto questi, eh? Così come lo diventeranno negli anni 2000 e già negli anni 90 la gestione della distribuzione delle merci e lo sviluppo sempre più importante di servizi avanzati non legati direttamente alla merce, ma legati al significato che la merce assume. Servizi di design, nel senso adesso nel termine come viene usato la design book, cioè di advertising, pubblicità, produzione di linguaggi, produzione di immagini, produzioni semiotiche, gestione dei servizi finanziari, di assicurazione, legislativi, di controllo della forza lavoro, il tutto condito da uno sviluppo e di forte innovazione nel campo, soprattutto questo è avviene negli Stati Uniti, di produzioni che inizialmente sono a scopo bellico. Lo sviluppo della puntistica nel settore aerospaziale, i primi aerei che si guidano da soli, che vengono sprimentati nella guerra del Golfo e soprattutto nella seconda guerra, lo sviluppo dell'industria dei droni. No? Negli Stati Uniti questo è un passaggio abbastanza alla tradizione, cioè le più grandi innovazioni che hanno caratterizzato le forme della comunicazione nascono dai settori militari, internet per esempio, come penso che sappiamo tutti, no? Perché il settore militare è un po' come la Formula 1 nel settore delle automobili, cioè si sperimentano delle cose, la Formula 1 che è distretta di un certo tipo, per poi avere delle ricadute sul piano civile. Quindi qui abbiamo la testa è data da know-how, tecnologia e finanza. Le imprese .com iniziano a sviluppare un nuovo modello di finanziamento. Si quotano in borsa, hanno aspettative di crescita potente, richiamano investitori istituzionali che iniziano a definirsi sulla base di un processo di concentrazione nel controllo dei flussi finanziari internazionali. Ciò avviene grazie anche a tutta una serie di scelte politiche di completa deregolamentazione del mercato internazionale capitale e di liberalizzazione. Io mi ricordo che quando ero piccolo, a 18 anni ho dovuto andare in un viaggio in Europa, uno dei motivi per cui dopo aver comprato il biglietto Interrail per girare l'Europa sul treno, ero andato via con pochissimi soldi perché sennò dovevo dichiararli alla frontiera perché c'erano i limiti di esportazione di capitale. Ma era una cosa risibile. E la frontiera di Chiasso era un via vai di valigette di soldi che andavano oltre i confini presso le banche svizzere con segreto bancario, eccetera. È un momento in cui si creano poi paradisi fiscali, paradisi, eccetera. Il problema che oggi è abbastanza, cioè, oltremodo sviluppato. Quindi, queste piccole imprese, queste start-up innovative, che sono degli spin-off spesso dalle grandi università, così nasce la Silicon Valley, così nasce la Route 126 a Boston, eccetera, si quotano in borsa, hanno aspettative di realizzo e di crescita dei valori azionari, i valori azionari aumentano, grazie alla liberalizzazione delle transazioni finanziarie iniziano ad essere molto usate delle operazioni che vengono chiamate di buyback, che vuol dire letteralmente compra indietro, cioè l'acquisto fra manager, azionisti e quello skill di
quella fascia di lavoratori ad alto contenuto professionale, no? Che potrebbero essere alcuni nodi all'interno di questi, quelle più importanti per quali si svolgono le relazioni di cooperazione, per cui c'è un acquisto, una compravendita di azioni che ha come effetto aumentare il valore delle azioni. Una delle caratteristiche dell'impresa manageriale classica del taylorismo, cioè la separazione tra proprietà e controllo, per cui gli obiettivi dei manager non coincidevano spesso con gli obiettivi degli azionisti, adesso iniziano nella struttura holding a convergere. Se voi andate a vedere i dati sulla remunerazione in marchione dell'anno scorso, lui ha guadagnato 16 milioni di dollari all'anno, di cui il 70% per le plusvalenze della FCA e il resto come paga salariale, perché un manager è un salariato, pagato bene, però è un salariato, anzi addirittura è un precario perché è un contratto a termine. E quindi l'interesse, l'obiettivo dell'impresa è aumentare il capitale sociale, che si realizza sui mercati finanziari. Questa è l'idea che sta dietro il concetto di divenire rendita del profitto. Anzi, spesso e volentieri, se il profitto è negativo, questo può essere indicatore anche di aspettative crescenti sul valore. Ci sono tutte queste dinamiche per cui cambiano la percezione, la formulazione di aspettative all'interno dei mercati finanziari. Un tempo, quando un'impresa, negli anni 60, un'impresa licenziava, significava che era in crisi, che non faceva utili e il valore delle sue azioni cadeva. Adesso, quando un'impresa licenzia, vuol dire che si sta ristrutturando, si sta riportando su una nuova frontiera tecnologica e crea aspettative esattamente opposte, cioè positive. Questo è un certo modello che poi soprattutto sarà quello che si svilupperà nello sviluppo della net economy. Imprese come Cisco, come Microsoft, come Intel, come Google, eccetera, che utilizzano poi appunto le nuove tecnologie informatiche, dove il ruolo delle economie di apprendimento, quindi, perché la conoscenza è una merce particolare, che apparentemente può dare adito a un mercato di domande e offerte alla conoscenza come qualsiasi merce, però la conoscenza è una merce che ha delle caratteristiche che non hanno le altre merci, è una merce che più si scambia, più diventa abbondante, più si diffonde. Cioè lo scambio di conoscenza non è uno scambio soggetto a un principio di scarsità. Il principio di scarsità è quel principio che nello scambio giustifica l'esistenza della proprietà privata. Sì, è il famoso idea sulla base di un concetto di razionalità dell'homo economicus, che non esiste in realtà, come ha dimostrato Elan Ostrom, premio Nobel sugli studi sui commons e sulla conoscenza, che però se si pone una certa razionalità vale il discorso di famoso articolo del 1968 su Science di Oliver Harding, la tragedia dei commons, per cui se c'è un prato libero in cui tutti possono liberamente accedere, prima o poi quel prato si esaurisce. Invece se c'è qualcuno che prende un pezzo, fa un enclosure, se ne appropria e fa un esercizio di proprietà privata su quel pezzo, è suo interesse che quel prato si mantenga. E quindi la proprietà privata giustifica il mantenimento di una certa realtà economica, perché questa realtà economica è soggetta a un principio di scarsità. Se ci fossero prati per tutti non ci sarebbe bisogno di recintirlo, tant'è vero che in economia, chiudo parentesi, ci sono alcuni beni su cui non è possibile esercitare il diritto di proprietà e quindi non hanno prezzo, che sono chiamati beni liberi. Quando io a 15 anni andavo a giocare a calcio nel giardino sotto casa, quando faceva caldo come oggi, andavo al bar e gli chiedevo: mi dà un bicchiere d'acqua? E il barista mi dà un bicchiere d'acqua e io non lo pagavo, era prassi normale. Oggi non è più così, paghi delle cifre stratosferiche se non ci pensi un bicchiere d'acqua un euro o una bottiglietta così. Un altro bene libero che non è detto questo per dire che quello che era un bene libero come l'acqua, perché era supposta essere abbondante e di conseguenza aveva il prezzo pari a zero. Un altro bene libero classico è l'aria, perché noi l'aria non la paghiamo. Però, per ora, se andate a Pechino e ci sono quelli veri che ogni tanto si vedono delle immagini, inquinamento tale per cui, però sarà probabile che ci sarà un principio di scarsità non dell'aria, ma di aria con ossigeno. Come il suolo, certo, perché tutti i beni naturali sono soggetti a scarsità perché viviamo in un mondo finito, a meno che non troviamo altri pianeti, altre galassie.
E magari a Pechino può darsi che sotto a casa ci sarà uno che inizierà a vendere dell'aria pulita in bombolette di ossigeno, e tu quando esci te la devi caricare sulla spalla e mettertela a respirare, se non puoi attraversare la strada, e inizierai a pagare l'aria, così come oggi paghi il bicchiere d'acqua. Questi sono i beni cosiddetti beni comuni materiali, che sono per definizione scarsi perché fanno parte, sono prodotti della terra. Poi la conoscenza invece, la novità che porta la conoscenza, è che la conoscenza invece ha questa novità, che più si scambia. Quando io comunico, facendo uno scambio normalissimo, faccio una lezione privata a un ragazzino e gli insegno che 2 più 2 fa 4, lui in cambio mi dà 10 euro, è uno scambio. Don't this, no? Il problema è che però normalmente lo scambio in un contesto capitalistico è il passaggio dell'esercizio di diritti di proprietà. Io pago un prezzo positivo perché sono in grado di esercitare una proprietà esclusiva sul bene che ho comprato. Tant'è vero che una volta che ho preso un bene, ho comprato un bene, se viene un altro me lo porta via, questo è un reato, come sappiamo. Quando io vendo la conoscenza che 2 più 2 fa 4, io non vendo i diritti di proprietà su quella conoscenza, perché io non mi alieno dal sapere che 2 più 2 fa 4. Dopo questo scambio ci sarà, non sarò più solo io a sapere che 2 più 2 fa 4, ma saremo in due. Se poi il ragazzino lo comunica a un altro, sempre magari uno scambio economico, prezzo contro quantità, saranno in 3, in 4, in 5, in 6. Questo dimostra che la conoscenza, una volta che viene pagato e remunerato il costo di produzione della conoscenza, quando si scambia il suo prezzo tende a zero. E negli anni 80, negli anni 90 si sviluppa tutto un dibattito su questo, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza legata a determinate specie di conoscenze, sono quelle legate al discorso dell'informatica e della comunicazione, tutto il dibattito fra open source, costruzione di sistemi operativi a libero accesso e invece quelli con codice proprietario. È per questo che deve essere inserita artificialmente un principio di scarsità. E i diritti di proprietà intellettuale hanno esattamente questo scopo: rendere scarso ciò che per sua natura non sarebbe scarso. E questa diventa la nuova forma di potere economico. Cioè, noi abbiamo una struttura proprietaria che si modifica, in cui non conta più la proprietà dei mezzi di produzione, che era tipica e perfettamente comprensibile in un'ottica di produzione merceologica manifatturiera. Perché la macchina, la catena di montaggio, è quello che incorporava il sapere, perché l'operaio era stato ridotto a pure appendice. Adesso quello che determina il controllo e il comando è la proprietà dei flussi tecnologici, cioè i diritti di proprietà intellettuale. Se a questo si unisce un'autonomia finanziaria che non fa più dipendere la possibilità di finanziare l'innovazione tecnologica, la produzione eccetera, dai vincoli imposti dal settore creditizio e da una quantità di moneta che ha ancora un monopolio di emissione, che è quello della banca centrale, ma io sono in grado, attraverso la quotazione in borsa, se ci sono aspettative positive, se si crea una convenzione finanziaria che converge l'investimento finanziario verso un investimento in alcune azioni o obbligazioni di determinati settori, perché sono quelli che si reputa, torto o ragione, e poi dovremmo domandarci come mai si creano queste convenzioni finanziarie o chi li crea, no? Noi abbiamo che le azioni di queste società aumentano. Attraverso le operazioni di buyback io creo, facilito e incremento la crescita del valore delle azioni, con le plusvalenze, il capital gain guadagnate, io finanzio la mia attività di produzione e mi sgancio dalla dipendenza e dal vincolo di un sistema creditizio che soprattutto è restivo a concedere finanziamenti quando io voglio fare investimenti particolarmente avanzati dal punto di vista tecnologico, che sono quelli più rischiosi. La banca non è un istituto di beneficenza né di filantropia, anzi ha sempre un comportamento risk averse, cioè contrario al rischio. Io ricorrerò alla banca solo quando, come avviene negli anni 90, ho bisogno di ingenti quantità di liquidità. E perché ho bisogno di ingenti quantità di liquidità? Perché la crescita economica di questo sistema di produzione, di questa modalità produttiva, avviene essenzialmente fra acquisizione e fusione, cioè attraverso il processo di concentramento. Io compro, faccio un'offerta pubblica d'acquisto, un'OPA, come ha fatto Facebook con Twitter, come c'è pieno zeppa di casi, no? E per fare questo devo avere un sacco di grano, un sacco di liquidità, che mi faccio prestare dalla banca. E la banca, sapendo che utilizza questa cosa per far questo, sa che il rischio è molto limitato, no? E ottengo due piccioni di una fava.
elimino un concorrente e acquisto il suo know-how e i suoi brevetti. E questa è la crescita che avviene velocissima nel mondo di internet, nel mondo della telefonia cellulare, degli smartphone, eccetera, condito da una forte innovazione tecnologica. No? Perché io ancora viaggio con questo pezzo di archeologia industriale, no? Il Nokia da 35 euro di 10 anni fa. Ma adesso ovviamente è come se io andassi in giro con un topolino sulle strade. Lo faccio per farmi notare, so anche adesso, posso neanche più dire che lo faccio per farmi notare. Io lo faccio perché mi illudo che non possa essere controllabile con questo, perché ovviamente è tutto legato a questo sviluppo delle forme di comunicazione, si sviluppa tutto lo sviluppo del controllo, e quello che verrà poi essenziale nel capitalismo biocognitivo è, diciamo, la materia prima energetica per fornire dati e informazioni sulla nostra vita, che diventerà uno dei settori del biocapitalismo. Cioè la vita viene messa a valore in quanto noi, sul semplice fatto che viviamo, siamo inseriti in un meccanismo di produzione di dati, che diventano, sono i settori a più alto, ma su questo poi torneremo, diremo qualcosa, no? L'altro modello simile come struttura, che però ha una configurazione diversa come organizzazione, è quella che possiamo rappresentare in questo modo. Qui abbiamo sempre la testa e i nodi rappresentano una successione, dove ogni livello è un livello gerarchico, dove non c'è una cooperazione produttiva, ma c'è una gerarchia, e questi sono i modelli che sono sviluppati soprattutto. Allora, se abbiamo i modelli di produzione sulle tecnologie avanzate che richiedono una cooperazione, perché la conoscenza per essere cumulativa si deve scambiare, perché io sono il sapiente che sta sulla montagna e sono dotto e colto ma non parlo con nessuno, chi se ne frega del fatto che sia dotto? Sì, io mi beerò di questo e vivrò anche bene, però dal punto di vista sociale. Cioè la conoscenza è anche un'altra proprietà, la conoscenza è intrinseca nell'essere umano, noi produciamo continuamente conoscenza, ed è, la conoscenza è personale, non può essere espropriata, a meno che non inventi le tecnologie di lobotomizzazione cerebrale che ti succhiano come nei film, che c'è quella mano che entra nel cuore e ti succhia l'anima, no? Però la conoscenza personale di per sé è irrilevante dal punto di vista economico, la conoscenza diventa rilevante dal punto di vista economico quando diventa conoscenza sociale. Quando la conoscenza sociale si manifesta, la conoscenza personale diventa conoscenza sociale, attenzione a questo passaggio, quando è ancora conoscenza tacita. Cioè quando quella conoscenza diventa rilevante, ma perché io ho dei brevetti sopra, oppure non ho dei brevetti, non ancora, però sì, quella mia conoscenza inizia ad avere una certa rilevanza nell'ambito economico produttivo in cui sono inserito. E allora chi vuole sapere quella conoscenza deve venire a patti con me. La conoscenza tacita è una conoscenza esclusiva, di pochi. E di solito è quello che si mette in moto quando si parla di investimenti in capitale umano, investimenti specifici, che sono investimenti di specializzazione. Ritornando a quello che dicevo prima sul rapporto con l'organizzazione del lavoro e l'organizzazione della scuola, oggi i modelli di istruzione sono legati alla separazione netta, che è una divisione cognitiva, non una divisione mansionaria o una divisione spaziale. Queste divisioni permangono, ma si aggiunge una divisione cognitiva che permette l'accesso o meno o a conoscenze tacite o a conoscenze puramente informazionali che oggi sono gestite da una macchina. La conoscenza tacita, se ha valore, bisogna rompere il monopolio di chi ce l'ha. O io lo assumo questa persona e metto dei brevetti come organizzazione d'impresa, allora ho una rendita di monopolio a quella conoscenza, un brevetto farmaceutico, un materiale, qualunque cosa, no? Oppure la conoscenza tacita, dopo un po', c'è un ciclo di vita della conoscenza da questo punto di vista, deve passare del tempo storico, del tempo, giorni, mesi, tende a codificarsi. Quando la conoscenza diventa codificata vuol dire che entra dentro in un meccanismo di trasmissione standardizzata macchinico. Le tecnologie informatiche sono tecnologie di standardizzazione della conoscenza, questa è la loro potenza, non soltanto del linguaggio come dicevo prima, ma anche dei meccanismi di trasmissione, perché noi abbiamo
un livello iniziale che possiamo chiamare, se immaginiamo una delle tante classificazioni e tassonomie della conoscenza, che è il livello di informazione, che oggi è completamente espropriata dall'umano, è completamente macchinizzata. Un tempo io, per sapere dove stava una strada, dovevo chiedere a una persona che pratica di quel posto, e c'era una relazione umana che si creava. Adesso io ancora, siccome ancora questo, devo sempre chiedere a una persona dove cavolo è quella strada lì, se mi perdo, no? Ma normalmente con un device qualsiasi, con Google Map o con qualunque cosa, io ho tutta una serie di informazioni, un insieme di informazioni che io riesco a recepire in maniera autonoma grazie a un'interfaccia con una macchina. E questo è il livello di informazione, l'informazione basica. È la conoscenza, per attenzione, non tutti possono accedere a queste informazioni. Qui entra il discorso del digital divide. Io per accedere a informazioni devo essere dotato di una strumentazione meccanica che mi consente di accedere. Cioè devo avere una connessione internet, devo avere un qualcosa, eccetera, eccetera. C'è una parte del mondo che non ha connessione internet, insomma, i paesi dell'Africa subsahariana ce l'hanno in maniera... Ma spesso anche da noi, cioè 10 anni fa sono andato in Brasile a Vittoria, che è uno dei porti principali per l'esportazione di legno nell'Amazzonia, no? Nel parco pubblico di Vittoria, per me è stata una sorpresa, una 12 anni fa, accendo per caso il computer e vedo che mi viene fuori il collo dicendo collegamento immediato via internet, e senza fare niente, senza che ci sia uno della Digos che mi controlla, eccetera, mi sono collegato a internet in un parco. Ho subito mandato una mail a uno che si era per lì e dicendo: oh, sai che ti sono queste mail dal parco pubblico di Vittoria sotto un bel sole qui sotto sulla panchina? Incredibile, no? Eppure a Marrakesh funziona. Se tu vai qui a Milano non funziona. Questo è un digital divide, per intenderci. Mancano quelle che vengono chiamate le autostrade informatiche. Beh, cioè le biblioteche comunali funzionano. Sì, ma certo, adesso è molto aumentato. Anche la mia amica a Pavia hanno messo il wifi dentro, come qui in Bicocca, ma 10 anni fa, non tanto tempo fa. E comunque qui in Italia vale sempre la legge che se tu sei in un posto polluto devi registrare, lasciare il nome, eccetera, c'è una forma di controllo sociale. Mentre in Brasile, anzi uno poteva scrivere i proclami delle BR dal Brasile, e nessuno sapeva intercettare, no, le BR sono fuori moda, dell'ISIS, che sono fuori moda, no, dal Brasile, che nessuno sapeva dove cavolo veniva, no, per intenderci. All'epoca sono sviluppati gli internet point, che adesso non sono scomparsi, come notate gli internet point sono quasi praticamente scomparsi, perché la diffusione di internet è una diffusione spaziale, non selettiva. Poi abbiamo un secondo insieme di conoscenze che ingloba il primo, questo è un sottoinsieme, che possiamo chiamare competenza o sapere specializzato. Forse è meglio usare l'espressione in inglese, perché in inglese voi sapete che il termine conoscenza si dice knowledge. In italiano si dice competenza, sapere, conoscenza, un sacco di nomi. E siccome in inglese si dice solo knowledge, ed è diventato un termine troppo restrittivo, perché no? È stato suddiviso in due grosse branche, il know-how e il know that. Il know-how è quello che usiamo noi correntemente anche in italiano, che significa conoscere come. Il know that vuol dire conoscere che cosa. Allora, il know-how è una competenza che inizialmente si produce come sapore tacito, perché qualcuno l'avrà generata, tacitamente, e se quel know-how è rilevante nell'ambito di riferimento, tende a codificarsi. Il know-that, invece, è un livello superiore di conoscenza che ingloba sia quella informazione sia il know-how, che noi potremmo chiamare cultura sistemica, conoscenza sistemica o cultura, se vogliamo usare un po' di prosopopea, no? Cioè quella conoscenza che ti consente di inserire il know-how. Cosa serve? Facciamo un esempio banale. Io ho un problema di, perché ognuno di noi sceglie un percorso di specializzazione del sapere,
E questo lo fa quando decide che cosa studiare, essenzialmente. Ti dicono, più ti specializzi, più avrai un sapere esclusivo, più quindi la tua conoscenza sarà tacita, più avrai potere contrattuale sul mercato. C'è un enorme rischio che si chiama il rischio di rimanere chiuso dentro, lock-in si dice in inglese, perché mi posso specializzare in qualcosa in cui ci sono solo due persone al mondo, magari scommetto che in tempi di globalizzazione la lingua che verrà utilizzata per far fronte alle difficoltà linguistiche sarà l'esperanto, e quindi io faccio un investimento nell'esperanto. Passano 10-20 anni di globalizzazione, l'esperanto, cosa serve? Io sono coltissimo in esperanto, non metto in dubbio, però non mi fa vivere e non mi fa mangiare l'esperanto. Vuol dire che io ho fatto un investimento ultra specializzato che si è rivelato un lock-in, sono rimasto chiuso dentro in quella specializzazione. Chi ha fatto invece l'investimento specifico in cinese o in arabo probabilmente avrà più fortuna, perché adesso che c'è lo sviluppo dell'import-export della Cina, se io sono l'unico nell'area che sa scrivere cinese commerciale e sto a Pavia dove si produce riso e i risicoltori di Pavia scoprono che anche in Cina c'è produzione di riso, no? Cosa che è successo a volte, no? E allora iniziano relazioni. Allora, se io sono l'unico che nel circondario di Pavia conosco il cinese e bisogna scrivere in cinese, vengono da me. Io ho una conoscenza tacita, ma tenete presente, quando una conoscenza tacita vale, vuol dire che è riconosciuta come tacita. Nel momento stesso in cui è riconosciuta come tacita, mette in moto un processo di imitazione, di standardizzazione e di codificazione. Per cui il vantaggio competitivo di avere una conoscenza tacita dura nel tempo, è quello stesso vantaggio competitivo che ha avuto per un certo periodo l'Olivetti, producendo l'M24 e la stampante laser, che poi si è standardizzata e lei è rimasta. Perché di solito chi imita nel campo tecnologico, chi viene dopo, parte inizialmente svantaggiato, ma dato che le tecnologie, la conoscenza, mette in moto processi di apprendimento e elevata cumulatività, che sono i processi del learning by doing, learning by using, learning by interacting, è come imparare una lingua. Cioè all'inizio io sono incapace, imbranato, no? Poi più uso la lingua, più mi impratichisco, più sono veloce, più la mia produttività aumenta, questo per un qualunque programma informatico, no? E più magari sono in grado di intervenire su quel processo linguistico, modificarlo e creare nuova conoscenza, no? Quindi la conoscenza è una tecnologia, la tecnologia linguistica è una tecnologia fortemente dinamica e fortemente flessibile, perché possono andare in tantissime direzioni. A meno che non sia sottoposto a un controllo che è esattamente il controllo dei diritti di proprietà intellettuale, che indirizzano, creano dal paradigma cognitivo una certa traiettoria rispetto a un'altra. Per esempio, ci sono dei casi in cui dal paradigma cognitivo la traiettoria tecnologica dominante, quella più usata, non è detto che sia la migliore, la più efficiente. Guardate il sistema, quando è sorto, per esempio, sempre per fare la contesa fra il sistema operativo DOS e il sistema operativo Apple. È evidente per chiunque che il sistema operativo Apple era di gran lunga superiore tecnologicamente al sistema operativo DOS. Ma IBM aveva una rete commerciale consolidata da 20 anni di attività prima di avere macchine da scrivere, per cui tutte nelle università erano costrette a utilizzare il sistema operativo DOS prima che venisse Microsoft, no? Che venisse il pacchetto Word, no? Perché se io utilizzavo Apple, poi non sapevo con chi relazionarmi. Allora Apple si è sviluppato nei settori della grafica, perché tutti i grafici usavano Apple, in tutti gli altri settori, quindi il 95% dei settori, si usava IBM, e tutti sapevano che IBM era molto più scadente di Apple. Ma la traiettoria tecnologica che ha portato al fallimento di Apple negli anni 90 è questo, o il rischio di fallimento di Apple quando Steve Jobs è stato fondato via, no? È dovuto proprio al fatto che non c'era massa critica sufficiente per imporre una tecnologia tecnicamente superiore. Quindi non è detto che la tecnologia superiore sia quella che vince, anzi spesso e volentieri non succede, perché anche chi insegue poi coglie i vantaggi degli errori del primo. Sono fenomeni che vengono studiati anche nell'economia degli sviluppo, che si chiamano di catch up, cioè inseguimento con successo. To catch up è il leone che insegue con successo e si pappa la gazzella.
o di falling behind, di cadere indietro, tu insegui, incespiti e ciao, non lo vedi più quello davanti. Tra queste due alternative si gioca tutta la dinamica tecnologica. Se uno vuole studiare a livello tecnologico in settori, studia esattamente tutti questi processi. Diciamo che la nostra era è caratterizzata da un forte dinamismo tecnologico che si muove all'interno di questi meccanismi, all'interno del quale la struttura di potere e il controllo dell'esercitato dei diritti di proprietà intellettuale è ovviamente centrale, perché stabilisce il discrimine dove andare e dove non andare. Il know that è quella struttura culturale minoritaria che consente di inserire e capire la dinamica di questi processi. Facciamo un esempio banale. Io ho un rubinetto che perde, no? Non sono un idraulico, perché ho fatto tutte altre specializzazioni di sapere, no? Chiamo l'idraulico e l'idraulico mi aggiusta il rubinetto come capace. Adesso magari la possibilità di aggiustare il rubinetto, se vado su internet, me lo spiega internet, quindi il know-how è diventato informazione. Ma non è detto che sia così, eh? Perché c'è sempre un passaggio verso il basso, che porta all'obsolescenza di quella conoscenza. Ma se supponiamo che questo non succeda, io chiamo l'idraulico, mi metto a posto il rubinetto, lui ha una conoscenza particolarmente esclusiva, quindi si va a pagare bene, ammesso che gli idraulici si fanno pagare tanto, non lo so, no? Però gli dico, ah però senta, scusi, già che qua, perché non capisco perché la pressione di questo rubinetto è molto scarsa, cioè il rubinetto viene fuori bene l'acqua, dall'altro lo apro e viene tipo un rigagnoletto, no? E lui mi dice, ah guardi, sicuramente c'è un problema di pressione, dovrebbe studiare tutto il sistema dell'impianto idraulico della casa. Io sto al quinto piano e ci sono 10 appartamenti, c'è il tubo, i vasi comunicanti di come struttura. Io non sono in grado di intervenire perché non ho una conoscenza sistemica dell'impianto idraulico della casa. Ecco, questo è il punto in cui una particolare conoscenza specifica si inserisce all'interno di un quadro. Io devo chiamare l'ingegnere o qualcuno che ha queste competenze. Questa competenza sistemica, che spesso è anche una competenza, può essere anche una competenza critica, è quella che oggi subisce un processo di svalutazione. E oggi i sistemi di education puntano verso la formazione di know-how in antitesi alla formazione di know that. Cioè il problema è paradosso, non paradosso, è che più si sviluppa una formazione specializzata, più aumenta il tasso di ignoranza. Dove col termine ignoranza è proprio l'etimologia del termine greco alfa gignosco. La non conoscenza, perché ignorante vuol dire non conoscenza, non vuol dire essere stupidi, essere ignorante, è uno che non conosce, giusto? E come diceva Socrate, siamo tutti ignoranti, no. Però è questo, perché questo ovviamente favorisce una divisione cognitiva del lavoro. Il paradosso è, noi abbiamo bisogno di una forza lavoro che deve essere sempre più istruita. Più si istruisce, più diventa agli strumenti per essere sempre più autonoma, meno dipendente da. Come faccio a creare dei meccanismi per cui quella persona che deve avere quella competenza deve essere problem solving, deve risolvere una serie di problemi, ma la deve risolvere nella direzione che non sia quella che pensa lui, che è comunque per avere quella conoscenza tale di risolvere i problemi deve avere una certa autonomia. Ma in una maniera tale che quell'autonomia sia indirizzata verso un determinato tipo di dinamica del sapere. E qui si gioca il trade-off tra il ruolo fondamentale della conoscenza e contemporaneamente dei meccanismi, dei dispositivi di riduzione dell'autonomia che la stessa conoscenza ti potrebbe dare. C'è questa. Sicuramente i diritti di proprietà intellettuale hanno un ruolo, ma questo è un ruolo molto più grande. Qui entra il discorso della riorganizzazione e della valutazione dei percorsi di istruzione, che non a caso in tutte le discipline favoriscono produzione mainstream, cioè indirizzata in una certa direzione, a scapito della produzione non mainstream. Io lavoro in economia, vi assicuro che è così in maniera molto più forte rispetto a sociologia o rispetto ad altre discipline. Oppure il fatto che nessuno si iscrive a filosofia. Perché chi si iscrive a filosofia oggi?
A parte lei che si è laureato in filosofia. Sono pochi. Questo è un po' il concetto delle lotte operaie degli anni 70 quando volevano ricostruire il ciclo produttivo per capire come era organizzata la fabbrica di fatto. Cioè una conoscenza, diciamo, in infatti quando non ho capito come funziona il ciclo produttivo non ho capito anche come sabotarlo. Esatto, il certo livello famoso. Certo, questo è un meccanismo che si ritrae. È chiaro che se una struttura produttiva di questo tipo, io ho qui dei nessi di lavoro eterodiretto, dove ciascun nodo è imprenditore di se stesso, è un'impresa. Questo è il modello, per esempio, nei settori più tradizionali, il modello Nike. Il modello Nike, le tomaie, la cucitura e la scarpa, la scarpetta Nike o dell'Adidas Core Buff, viene fatta in Indonesia piuttosto che nel Laos, piuttosto che in Bangladesh, con costi di produzione molto bassi, no? Tant'è vero che gli studi, questo è uno studio di 10 anni fa che mi ricordo, il costo di una scarpa Nike è costo di produzione, pagando il lavoratore anche poco, l'ammortamento delle macchine, la materia prima, la pelle, la cucitura, e il profitto dell'imprenditore indonesiano, che avrà il suo profitto, no? Costa $10. Quella stessa scarpa, quello stesso paio di scarpe viene venduta sulla Fifth Avenue a New York a $130. Qui si mette in moto una catena del valore che assume di forme diverse da quelle della fabbrica taylorista, perché una quota crescente di valore deriva non dalla produzione diretta della merce e quindi dal lavoro eventualmente operaio che l'ha prodotta, ma dipende da tutta una serie di altri fattori di aggiunte di valore che sono legate al processo di produzione simbolica, di brandizzazione, costo del trasporto, logistica e tutto il resto, nonché il ricarico del commerciante finale. Ma la quota principale di valore, se voi pensate che vengono pagate gli spot pubblicitari milioni di dollari per fare la pubblicità alle Nike, tipo cestisti o giocatori di football americano, è tutta una produzione in cui il valore tende a sganciarsi da quella che è la materialità della produzione. Stiamo parlando di un prodotto che è più tradizionale, così non si può. Immaginiamo se parliamo di prodotti che hanno a che fare con la produzione linguistica, simbolica, di immagini, di comunicazione, di stampa, eccetera, eccetera. Da qui c'è la tendenza verso un forte incremento della quota di produzione immateriale, ma anche nelle nostre realtà, nell'area milanese, nell'area metropolitana milanese, o metro lombarda come si dice, cioè quel pentagono esagono che sta tra Novara, Varese, Como, Ladda, Piacenza, forse troppo in là, Pavia, no? Noi abbiamo, se andiamo a vedere i dati della Banca d'Italia, eccetera, abbiamo che il settore manifatturiero produce intorno al 23-24%. L'agricoltura il 3-4%, il pubblico un 6-7%, un 60% è produzione terziaria. Di quel 60% è perfettamente diviso in due, 30 e 30, no? Tra terziario, cosiddetto materiale, che ha a che fare con la logistica delle merci, cioè trasporto, immagazzinamento, grande distribuzione, e servizio alla persona che è il lavoro autonomo di prima generazione, quella dell'idraulico, del barista, del catering, eccetera, e un 30% di quota che ha a che fare, che innerva tutti i settori produttivi della produzione, della fashion industry, del design, della finanza, dei servizi professionali, della produzione linguistica, della formazione, della manutenzione del corpo e della sanità e tutte queste cose qui, della gestione del tempo libero, ed è una quota crescente. E la composizione del lavoro segue questa dinamica. La quota di operai generiche e standard è calata ovviamente, è aumentata la quota di quelli che hanno lavoro in questi settori, che hanno regole di governance del lavoro, anche di forme di remunerazione, che sono sempre meno monetarie e sempre più simboliche. C'è l'economia della promessa, l'economia della disponibilità, l'economia del merito, che sono tutti dispositivi fortemente di controllo delle capacità cognitive, perché lavorare in una finanziaria deve essere proprio deficiente, cioè non può essere completamente non conoscente, cioè ignorante, di avere una specializzazione. E normalmente l'elemento simbolico, che oggi diventa un dispositivo
che non è quello terrorista fordista della fabbrica, della tempistica, eccetera, ma è una forma di controllo, di autocontrollo sociale. Uno dei più dei principali di questi controlli è ad esempio quello del merito. Cioè l'idea è, se tu ce la fai, sei bravo, studi, sei disponibile, eccetera, vedrai che ce la fai. No? Ed effettivamente qualcuno ce la fa, anzi qualcuno deve farcela. Ma quello lì ce la fa 1 su 10, perché ci sono 9 che non ce la fanno. Perché se tutti quei 10 ce la facessero, quello non ce l'avrebbe fatta. Sarebbe una norma. Quindi è un gioco all'impiattino in un certo senso. E questo crea una divisione, una frammentazione, che viene aggiunta poi dal fatto che in tutti questi settori ad alto valore aggiunto la condizione di lavoro dominante è quella precaria, cioè intermittente, a prestazione, parasubordinata, eterodiretta. E questa è l'evoluzione di forme di organizzate di questo tipo, perché si richiede una cooperazione. Queste sono le forme del terziario tradizionale, del terziario materiale. Il trasporto, la logistica dei grandi magazzini, gestite magari dove i nodi sono delle cooperative di immagazzimento e di produzione di servizi, magari con forza lavoro migrante, così costa ancora meno, no? Eccetera, eccetera. Mentre nei settori ad alto valore aggiunto, che sono i servizi sanitari, i servizi finanziari, che sono sempre più pervasivi, perché i servizi finanziari entrano anche nella gestione della previdenza, non è solo il mercato finanziario, cioè l'acquisto e la vendita di azioni o di titoli di Stato, ma quando si parla di finanziarizzazione si intende la finanziarizzazione dell'istruzione, della sanità. 3 settimane fa la sanità lombarda ha venduto a una succursale dell'IBM tutta la gestione dei dati privati di quelli che si rivolgono al CUP, al centro unico di prenotazione, per fare le visite, l'800 638 738, che significa una gestione di che viene gestita sulla gestione di dati, che oggi le nuove tecnologie consentono di aumentare a una potenza molto elevata la potenza di calcolo, ed è lo sviluppo degli algoritmi. Algoritmi che sono in grado di autoapprendere, sono le machine learning, e consentono di manipolare delle quantità miliardesche di dati in spazi piccolissimi, rispetto al quale questo computer è un esempio di archeologia industriale. C'è anche la legge di Moore, mi pare che ci sia, no? Qual è? Quella che i chip ogni 2 anni aumentano la capacità di calcolo. Adesso le misure, che tradizionalmente le giga, megabyte, eccetera, non vengono neanche più usate, di quella che si chiama l'industria dei big data. E se voi guardate tra le 10 società più quotate e capitalizzate in borsa, ce n'è solo una manifatturiera che sta all'ottavo posto, della Foxconn, che è una grande impresa manifatturiera cinese che fa la subfornitura alla Samsung, alla Google, alla produzione di tutti i device tecnologici, tablet, smartphone, iPhone, computer, eccetera, eccetera. Che ha 300.000 dipendenti la Foxconn, mega. Ma le altre 9 sono tutte imprese che operano nel settore di produzione immateriale. Sono Google, Facebook, Intel, eccetera. Dove la produzione immateriale è irrisoria. Questo per dirti che lo sviluppo di questi modelli, soprattutto questo, prende un forte sviluppo negli anni 90. Ed è quello che segna le traiettorie di internazionalizzazione. È meglio dire internazionalizzazione invece che globalizzazione, perché in queste linee di internazionalizzazione, di produzione per flussi, no? Non tutto il globo è interessato. Abbiamo delle precise linee, abbiamo una precisa divisione spaziale. I rapporti nell'area del Pacifico, i rapporti nell'America centrale, che sono tutte quelle aree che poi hanno creato aree di libero scambio, che sono l'Asia, il NAFTA, la Comunità Europea ovviamente, l'Alta in Sud America, eccetera, eccetera. Mentre altri paesi come l'Asia centrale, al netto dell'India e della Cina ovviamente, parte dell'Africa subsahariana, parte ancora del Centro America, eccetera, sono escluse.
E quindi abbiamo una configurazione che sono tutte ridefinizioni degli assetti geopolitici internazionali che sono in continua definizione. Ultimamente possiamo dire, solo per dare una suggestione senza approfondirlo perché richiederebbe tanto tempo, ma la classica divisione fra nord e sud del mondo oggi si ridefine in maniera completamente diversa. Noi abbiamo un'area che è quella dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, BRICS, no? Che è quella che ha avuto la crescita economica maggiore negli ultimi 15 anni, no? Che stabilisce al netto della Russia, se la chiamiamo BRICS, è una linea che sta sotto l'equatore, no? Sì, la Cina sta un po' sotto, però è fatta così, anche il Brasile che va bene. No? È una linea così da sud del mondo, mentre invece abbiamo una configurazione che si sta definendo oggi, no? Tra un asse invece nord del mondo che è rappresentato dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna dopo la Brexit e sicuramente, questa è una mia interpretazione ma non so quanto vale, dalla Russia, e nonostante ci siano le schermaglie potentissime tra Gran Bretagna e Russia, Stati Uniti e Russia, queste sono le schermaglie degli innamorati, diciamo così, eh? Per l'egemonia interna fra di loro, ma l'asse di interessi economici, gli interessi nei confronti della Cina, dell'India e dell'asse dei BRICS, che hanno questa fascia qui, caratterizzata da politiche corporative nazionaliste, eccetera, che sia Putin, Hamel e Trump, hanno una visione politica e di rapporti col mondo, di investimento militare, eccetera, eccetera, abbastanza simile, che fa pensare che c'è una certa omogeneità. E sarà interessante, magari sto dicendo un sacco di puttanate, scusate il francese, no? Però ho l'impressione che ci sia questo. Mentre l'altra parte rimane delle aree, l'Europa, che come si dice in milanese, tra gnaccia e petac, no? Cioè in mezzo, non si capisce bene cosa fa, no? E delle aree che sono invece oggetto di conflitto, l'area subsahariana, gli interessi della Cina in Africa, insomma c'è tutta una riconfigurazione, per cui quella... Il discorso che abbiamo un certo mondo diviso in un certo modo, eredità della Seconda Guerra Mondiale, oggi è completamente modificato. E se volevo leggere, è interessante vedere gli sviluppi di queste produzioni di una sovrintura gerarchizzata, perché noi abbiamo che in alcune parti degli Stati Uniti abbiamo un ciclo di fornitura cooperativa e in altre abbiamo un ciclo di fornitura internazionale gerarchizzata. Poi con tutte le mediazioni che ci sono in mezzo, perché magari da qui può partire una cosa gerarchica, unire i due modelli ovviamente. No? Diciamo che questo modello è quello che oggi è più presente nei settori della nuova possibile nuovo paradigma tecnologico. Qui c'è una teoria interessante, voi non so se avete mai sentito parlare della teoria delle onde lunghe di Kondratiev, che è un economista russo che era stato incaricato da Lenin durante la NEP tra il 19 e il 21 a riordinare l'ufficio statistico russo e a studiare l'evoluzione delle tappe tecnologiche dalla rivoluzione industriale in poi, e Kondratiev scopre che ci sono delle salti tecnologici che avvengono a una certa regolarità, più o meno cinquantennale. Non si sofferma più di tanto su questo aspetto. Dice, 1780, rivoluzione industriale, prime fabbriche telai meccanici, la pila, eccetera, il vapore come forza motrice, un settore che fa da traino, il settore tessile. Seconda ondata, 1830, nascita della ferrovia, sistema Koch per la produzione d'acciaio, sviluppo dell'industria pesante, i settori trainanti diventano il settore dell'edilizia, il settore della ferrovia, del trasporto e i primi opifici metalmeccanici. Poi abbiamo un'altra ondata tecnologica, un insieme, un cluster di ondate di innovazioni radicali, come dicevo all'inizio, 1880, telegrafo, telefono, sviluppo dell'industria chimica, e via di questo passo. Poi abbiamo 1920, sviluppo del terrorismo, e qui Kondratiev si ferma, perché poi Kondratiev viene fatto fuori da Stalin, e nel 1980 abbiamo un nuovo paradigma tecnologico, e uno dice, cavolo, sono passati proprio 50 più o meno,
Se uno dovesse seguire gli insegnamenti di una giallista nota come Agatha Christie, dice che 3 indizi fanno una prova, quindi abbiamo 5. Abbiamo 5 cicli tecnologici più o meno della durata di 50 anni. Allora a questo punto mi dice, vabbè, 1980, 75 anni, perché nel 75 inizia a svilupparsi le prime sperimentazioni nei computer, eh? I famosi computer club della California di San Francisco, esito dei movimenti controculturali e fricchettori degli anni 60, perché sono loro che iniziano lo sviluppo dei computer, no? Quindi ci aspettiamo che nel 2025-2030 ci sia un nuovo paradigma tecnologico. E lì sarà la prova del nuovo. Cioè si verifica, e se noi ci pensiamo, stiamo andando verso un salto tecnologico. Un salto tecnologico che è nato su due elementi. La decrittura del genoma del 2003 e nel 2011-2012 i metodi di CRISPR per manipolare il genoma, perché tu leggi come se tu pensi che c'è un alfabeto, però non sei capace di leggerlo. Dice, molto interessante, c'è un alfabeto, c'è una certa struttura logica, l'avevo individuata, però poi non riesco a parlare. Allora, quando riesco a parlare l'alfabeto, allora, è una cosa che si stanno, gli esperimenti stanno facendo da 3 o 4 anni, no? C'è la possibilità che, da un punto di vista umano, è assolutamente preoccupante, da incubo, ma anche affascinante, secondo me, che si crea un salto come quello che è avvenuto col terrorismo dopo la tavola di Mendeleev, ed è il motivo per cui ve l'ho ricordata prima, no? La possibilità, non come grazie alla tavola di Mendeleev è possibile combinare materia già esistente e creare materia artificiale combinando gli atomi, no? Ma adesso di combinare le cellule del DNA e dell'RNA e fare materia artificiale vivente, non naturale. E quindi imbastire una evoluzione della forma umana che viene sempre più ibridizzata con elementi macchinici. Vorremmo essere il divenire umano della macchina ad un certo punto e il divenire macchinico dell'uomo. Il divenire umano della macchina lo stiamo già sperimentando con gli algoritmi di seconda generazione, cioè quegli algoritmi che sono, una volta definiti e dati gli input necessari per svolgere quella attività, sono in grado di affinare, modificare, migliorare e autoapprendere in maniera automatica senza nessun intervento umano e quindi modificarsi, sviluppare una forma di apprendimento umano ma fatto dalla macchina, che magari può anche, come i racconti, film di fantascienza ci dicono, la macchina che sfugge al controllo dell'uomo, no? Fantascienza ha sempre anticipato tutte queste dinamiche. Se pensiamo il modello Matrix, il modello Blade Runner, solo per fare degli esempi, abbiamo già delle configurazioni abbastanza da incubo. E quindi c'è la sperimentazione del primo uomo bionico, la cosa che è stata fatta in Cina, cosa di 2 mesi fa, e tutta una serie di sperimentazioni di cui non sappiamo niente, su cui si gioca una partita enorme dal punto di vista dei diritti di proprietà, eccetera. Cioè tutto il discorso, e tutto questo ha a che fare con i settori legati alla manutenzione della vita umana. Il settore della sanità e del welfare sarà uno dei settori principale. La sanità chiede di essere privatizzata, perché questo avviene, perché rimane il pubblico, da questo punto di vista è un ostacolo, una rigidità, è antiprogresso, direbbero quelli che sostengono questa tendenza. E l'idea, la finalità è chiara, la finalità è creare un essere umano immortale, e questo è il sogno dell'uomo, che dice maledizione. La maledizione del paradiso terrestre, la colpa di Adamo, anzi la colpa di Eva, perché è sempre colpa di una donna, no, come sappiamo, è quella di esserci reso mortale. E noi adesso siamo in grado di manipolare la natura, non soltanto la natura fisica, con tutti i problemi di ecosostenibilità che questo comporta dopo decenni di manipolazione, ma di manipolare la natura umana, cioè noi stessi. Immaginate cosa può succedere. Io spero di essere morto prima di vedere i risultati. Perché l'idea che ci sono alcune persone che possono vivere in eterno mi fa veramente orrore, se devo essere sincero. Già ce n'è una che si avvicina. Inizia per B? Non l'avevo pensato. Dall'altra parte abbiamo tutta un'industria che riguarda proprio la messa a valore e la mercificazione della vita, perché la mercificazione del nostro corpo,
nei nostri sensi, nei nostri nervi, nei nostri muscoli, coincide poi con la marcificazione della nostra essenza, della nostra vita. Insomma, vanno in parallelo queste due cose qui. Cioè tutto lo sviluppo di un nuovo paradigma tecnologico basato sulla biofarmaceutica, biogenetica, biotecnologie, tutto bio, come dicevo all'inizio, no? Si collega dell'altra faccia, perché condizione perché questo venga fatto, è che ci sia una possibilità di sviluppo di un'industria di potenziamento, manipolazione, raccolta e selezione di dati. E questo dello sviluppo delle biotecnologie, eccetera, ha bisogno di un'enorme quantità di dati. E noi siamo già all'interno di un mondo in cui questo sta già avvenendo, la nostra vita è già all'interno di un meccanismo di valorizzazione, che ci piace o meno, che lo vogliamo o meno, dove non c'è una possibilità di sottrazione. Questo è il biocapitalismo cognitivo. È il capitalismo biocognitivo, dove la sfera dell'accumulazione, che prima negli anni 90 fino al 2001 era legata essenzialmente allo sviluppo delle tecniche di comunicazione, digitalizzazione e organizzazione della produzione, su scala sempre più globale, e dall'altra parte lo sviluppo di innovazioni, sistemi di finanziarizzazione, che consentivano di mettere a valore, creare monete e liquidità che si sommava ai profitti accumulati nella versione più tradizionale, il divenire rendita del profitto, che magari corrispondeva anche al divenire rendita del salario, di parte del salario, se non ci pensiamo che negli anni 80, soprattutto negli anni 90, tutta parte del salario differito, sotto forma di pagamento dei contributi previdenziali, e tutta una serie di servizi sociali garantiti dallo Stato, sanità e istruzione in particolare, venendo liberalizzate e finanziarizzate, vengono sempre più determinate dalla dinamica dei mercati finanziari. Oggi noi, il secondo pilastro di fondi pensione, non è altro che la finanziarizzazione della previdenza. Il fatto che sia normale in alcuni paesi del mondo, come in Svizzera, in Germania, negli Stati Uniti, che quel 30-35% di persone a medio alto reddito, quando nasce un figlio, aprono un fondo di assicurazione, in maniera tale che a 18 anni il figlio abbia quei 40, 50, 70 mila dollari per potersi seguire all'università. Sono forme di risparmio forzoso che attraverso i meccanismi di finanziarizzazione consentono di accedere a quei servizi che un tempo erano garantiti dallo Stato. Lo stesso vale per la sanità. Adesso la Regione Lombardia, ma anche il sindacato, invita a sottoscrivere dei fondi sanitari. Avete notato tutto lo sviluppo di pubblicità sui fondi? Prima si è partiti con i denti, poi con la vista e adesso con proprio delle... soprattutto a Milano, che Milano è la capitale del processo di finanziarizzazione e privatizzazione della salute. A Milano si è costituito il gruppo privato più grande d'Europa recentemente, tra San Raffaele, ILO e l'ospedale di Melegnano. È parte dell'ortopedico Pini, che è stato privatizzato. Anche San Donato. Che San Donato, Melegnano, se non mi ricordo. San Donato. Il gruppo Rotelli. Il gruppo Rotelli, adesso mi ricordavo il nome. È il più grande gruppo privato sanitario europeo. Non solo, ma c'è anche da ricordare, per esempio, che nelle categorie industriali il contratto prevede la costituzione di un fondo previdenziale. Esatto. Il contratto, il tuo contratto, prevede che i dipendenti sono obbligati a fare un fondo sanitario privato. Così come quando c'era il fondo pensione, per esempio i metalmeccanici hanno costituito il fondo Cometa, che è un fondo pensione integrativo privato. Chimici, eccetera. Quindi c'è un processo di finanziarizzazione che ti permette il nuovo ruolo dei mercati finanziari, che entrano nella distribuzione del reddito e svolgono e sostituiscono lo Stato sociale come assicurazione privata di servizi sociali, con effetti preoccupanti dal punto di vista della polarizzazione dei redditi, perché se io mi devo pagare i servizi sanitari mettendo da parte ogni mese una certa quota, vuol dire che è una riduzione di salario. Salario, quella quota lì avrei potuto utilizzarla per spenderla come cavolo volevo, perché quel servizio mi viene garantito dallo Stato. Adesso lo Stato, non mentre io devo quindi prendere una quota del mio salario, inserirla sui mercati finanziari, sperando che i mercati finanziari mi generino un fondo che sia in grado di valutarsi per poter pagare poi le cure mediche o per mandare i figli all'università. È una forma di drenaggio che fanno i mercati finanziari di quelle che sono le forme di reddito da lavoro, con effetti polarizzanti, perché chi è povero, chi guadagna 800 euro al mese, la pensione integrativa se la può sfondare, come un fondo assicurativo per garantire l'università al figlio o per
avere una visita medica entro 30 giorni e non entro 3 mesi, andando quindi privatamente, non attraverso il servizio pubblico, il servizio sanitario nazionale, per intenderci. E questo apre degli atti, infatti la distribuzione del reddito è abbastanza eclatante, l'esito di tutti questi processi, al di là di queste cose qui. E questo vuol dire che la nostra vita, perché la sanità, l'istruzione, la pensione, ma anche la nostra attività di consumo, la nostra attività relazionale e sociale che facciamo su Facebook, sui social, la gestione del tempo libero, no? Sono tutte nuove forme che costituiscono una nuova e recentissima base di accumulazione, che prima era lavoro improduttivo. Se poi aggiungiamo il lavoro di cura, di riproduzione sociale, che è molto più largo, il lavoro di cura, la cura degli anziani e dei bambini, che adesso in parte viene salarizzata perché è demandata alle badanti, quindi sotto forma di salario, non discutiamo se alto o basso che sia, è salarizzata in qualche modo, e poi abbiamo tutta una cura, tutta un'attività di riproduzione sociale, un concetto molto più ampio, che entra direttamente nella formazione di una forza lavoro cognitiva, che significa formazione, istruzione, attenzione e via di questo passo, che gestisce anche tutto l'apparato delle relazioni sentimentali, sessuali, erotiche, perché noi siamo in una situazione in cui c'è stata una ricerca interessante che ho partecipato 6 o 7 anni fa, che era stata in cui dall'1 alle 3 di notte a Radio Popolare c'era una serie di inchieste, dall'1 alle 3 di notte non a caso, no? In cui invitavano a chiamare quelli che andavano a prostituta. E noi fa un campionamento interessante. Prima innanzitutto che quelli che andavano a prostituta erano tutti di, almeno quelli, non è un campione significativo ma è interessante, di livello medio-alto culturale. E secondo che la ragione principale per cui questi andavano a prostitute, no, era dovuto al fatto che non avevano il tempo per corteggiare una ragazza. Perché il tempo di lavoro si era talmente esteso, soprattutto in alcuni settori come quelli legati ai cosiddetti lavori creativi, dove tu hai un'estensione di lavoro e una differenza fra lavoro certificato come tale e lavoro poi orario di lavoro che poi tracima, no? Che non è mai ben chiara. A Milano è sempre stato all'avanguardia su queste cose qui, perché l'happy hours è uno potente strumento di allungamento della giornata di lavorativa a costo zero, senza che il lavoratore se ne accorgesse. E se tu non andavi all'happy hour, quindi è considerato una sociale, e siccome tu lavoravi in questi lavori qui creativi, eccetera, dovevi fare socialità, era una cooperazione, era un general internet cooperante, e tu non partecipavi alla cooperazione perché dicevi col cavolo che vengo a fare l'aperitivo, vale bene un bicchiere di bianco per i cavoli miei, e soprattutto non mi fego, te mangio tutte le schifezze che mi danno. Noi abbiamo fatto una serie di interviste a quelli che lavoravano nella moda, per cui c'erano ragazzi che lavoravano dalle 10:30 alle 11 e tornavano a casa alle 23. Quando tornavano a casa alle 23, l'ultima cosa che avevano in mente, erano abbastanza stanchi, erano bevute, eccetera, era far lavoro. Oppure trovare qualcuno. Chi trovava un fidanzato, una fidanzata, una relazione all'interno del proprio ambito di lavoro, poteva funzionare un po', ma poi dopo un po' scoppiava. Chi non lo trovava, voleva avere il tempo per trovarsi un ragazzo o una ragazza, non lo trovava perché non aveva tempo, no? E allora cosa fa il maschio dotato di ormoni? Va a prostituta. Questa è la motivazione principale, è molto interessante per indicare come era cambiata la fisionomia e l'organizzazione della giornata lavorativa. Poi c'era ovviamente quello che andava, c'era anche quello che diceva che andava, che non faceva parte di queste categorie, ma il numero di persone che raccontavano un clima lavorativo di questo tipo era rimasto abbastanza impressionato, perché ho detto, ma come? Adesso Tinder poi. Come? Tinder. Oppure quei cose di... Esatto, esatto. Social media. Sì, quelli di incontri, eccetera. Sì. E noi abbiamo... La gestione della vita è fondamentale, perché molto spesso... E perché qui c'è tutto il settore delle, anche farmaceutico, che è importante. Adesso non voglio metterla troppo dura, ma spesso una la mattina si alza, deve prendere qualche pasticca per essere pimpante, quindi deve sempre forza la coca, no? Un eccitante, no? Poi per andare a dormire deve prendersi l'Oxanax, perché sono un po'. Che gli accende il cervello e poi spegne. Immaginate
lo sviluppo degli psicofarmaci, le gare eccetera, è enorme, è esponenziale, perché tu non riesci più a leggere dei ritmi, di tempi, è tanto che fai un lavoro cognitivo di attenzione, devi sempre sul pezzo. Certe volte ti piacerebbe, dice, ci fosse una chiave, che la metto qui, stacco il cervello e dice, ah, finalmente. Ma questo mi rendo conto io stesso, facendo il mio lavoro di insegnante, che sei dentro un meccanismo. E questa è sicuramente una situazione che... ma su questo si crea valore, anzi sono le fonti di valore principali di oggi, e sono fonti di valore molto instabili, perché noi siamo in una situazione fortemente distruttiva. Io avrei terminato. Se avete qualche domanda?